Bene a tutti picciotti, sono Stulo e oggi siamo in questo nuovo episodio di Clash Royale sul mio canale. Lo scorso episodio lottavamo per restare in Arena 6, in questo qua siamo in Arena 7. Sono arrivato 2018 trofei, ho giocato un po', non ho giocato oggi per cercare di portare il video in Arena 7 perché mi andava sempre di sfiga che perdevo. Però prima di iniziare il gameplay andiamo a salutare Irene02, ciao Irene. Gabriella Cassarisi o Cassarisi, comunque sia, ciao Gabriella. Basta premessa, andiamo subito con il video. Perfetto, siamo messi così, 2018 trofei, 4000 d'oro, arcieri al 9. E adesso sto cercando di potenziare pure i barbari al 9. E poi ho trovato i 3 moschettieri, mi mancano solo le 2 leggendarie più il principe nero. Speriamo di trovare qualcosa di bello prima dei bauli magici, che se trovo una leggendaria qua parte... Mongolfiera del primo baule omaggio, oro, gemme, capanna goblin e sgherri, non ci lamentiamo. Apriamoci pure i 2 bauli d'argento, che troveremo la merda come sempre, si estrattore di resin che se ne frega, oro, sfera infocata, bombarolo. Facciamoci una partita prima di aprire i 2 oro e la corona cesta, perché prima ci manca una corona per aprirla. Quindi speriamo di farlo adesso perché non voglio aspettare, voglio farla e voglio andare a spaccare i culi. Quindi il mazzo è sempre quello lì, potentissimo, più potente che mai, testato, ritestato, riperfezionato, rigesuato, ritutto. E speriamo di portare a casa questa vittoria perché ci tengo veramente tanto a vincere e a rimanere in Arena 7, dato che posso trovare la leggendaria che mi interessa più di tutte, che è la principessa, se non sbaglio, che non è la regina, è la principessa. Qua distraiamo il suo principe, distraiamo il suo principe proprio per niente, che adesso mi fa la carica con quella torre. Dio buono, c'hai la mamma bagascia che mi ha quasi tirato giù una torre. E lui c'ha la torre bombardiera, però non si può avere sti deck in arena proprio. C'è anche il papà bagascio. Non puoi avere la torre bombardiera che mi uccide tutto istantaneamente. Neanche tempo di schierare, che bam 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 bam, c'ho cazzo duro, e vinci. Adesso ti anticipo la tua mossa tirandoti le frecce lì, in anticipata, proprio per un cazzo. Adesso devo soltanto tenermi un attimo, dai, resistete, truppe resistete. Ma non ci crede, sì, Dio boh, come fa a avere tutto sto mana lui? Come fa? È ovvio che poi perdo, c'ha mana triplo al mio. Cioè, è normale che si perdono le partite, però almeno una corona gliela voglio fare, non mi interessa se perdo. Una corona gliela devo fare, che almeno faccio la crown chest e si va con il tiratore bombardiera. Te la metto nel culo la torre bombardiera con le bombe anche, che ti esplodono. Ma dopo un minuto mi ha già quasi fatto tutte e 3 le torri. Adesso qua resistiamo un attimo, dai che è saltato in aria adesso. Babbari, saltati in aria. Dai, pushateli la torre. Una torre, non chiedo tanto, prima che lui ci faccia la nostra. E vai a cagare, tra l'altro torre bombardiera. Potete andarvene un po' a fare in culo però, eh. Abbiamo perso 3-0. Meno 21 trofei, merda, no, non voglio derancare. Meno 997 trofei, come la mia età. Vediamo un po' che carte comuni ci sono. Gigante Royale te lo compro anche se mi paghi. Apriamoci un baule d'oro, magari porta bene aprire un baule d'oro così, a caso. Cavaliere, Goblin, Tesla e Lapide. Che schifo, facciamoci un'altra partita e poi apriamoci pure l'altro baule d'oro. Però che schifo, cioè, che carta di merda. Domatore di cinghiali, che almeno vi facciamo vedere chi... Cioè, lui c'è ancora torre bombardiera, ma non è possibile che ce l'hanno tutti sta torre bombardiera di merda. Poi la usano gli altri. Sembra che abbiano... che sia la torre di Dio. No, il mortaio no, non puoi farmi questa infamata, eh. Non puoi farmi l'infamata col mortaio. Non mi fai l'infamata col mortaio. Vabbè, però poi non si possono capitare ste carte. Non posso capitare contro quelli che hanno ste carte. Col mortaio. Palle, sti deck di merda. Lo fa apposta il gioco. Non vuole farmi stare in Arena 7. Poi non c'è la Fireball di livello 200 che mi distrugge qualsiasi cosa. Mi toglie 200 miliardi alle truppe. Giocatori di merda si incontrano all'Arena 7. Guarda, c'è anche la scarica. Non può per avere tutte le carte giuste. Tacca al momento giusto. E torre bombardiere nel momento preciso in cui tiro. No. Non commento lo schifo che sto vedendo. Gente con il mortaio. Che se vince per il mortaio lo aggiungo agli amici proprio per insultargli il fratello. Guarda, me lo mi one shot i barbari, mi one shot i barbari. Adesso ti pusho come se non ci fosse un domani e mi ha distrutto tutto. Non è possibile. Non è possibile una cosa del genere. Non è umanamente. Sì, vabbè, cara, che idea di merda che c'ha questo.
anche solo che ci abbia anche l'arco X nascosto che non ha tirato fino adesso, abbiamo raggiunto proprio lo schifo dei deck. Distruggetevi la torre, però fate qualcosa, lui tirerà sfera infuocata, di sicuro, proprio scontato come scontato che io mi chiamo Andrea. Ecco, o quella, o la torre bombardiera, perché sono quelle le cose che sa fare chi non sa giocare. Mortaio, torre bombardiera e arco X. Perché non sai giocare, sei il cancro della società, te. Guarda che va a vincere così. Guardalo che va a vincere così, il pezzo di merda. Adesso lo tirerà a torre bombardiera, perché so, esatto, cos'è, non lo sapevo. Perché c'ho problemi anche di connessione internet, che non sono neanche in wifi, sono via cavo. Come posso avere problemi di connessione, che sono via cavo? Ed è un pareggio di merda, perché non sai giocare, non sei bravo a giocare, sei un deck così. Non sei bravo a giocare. Pink di merda. Prendiamoci il baule d'oro, facciamoci poi la corona chest e poi andiamocene un po' anche a tenerci questa arena 7 perché non voglio perderla. Subito goblin lancieri per fargli vedere chi comanda e un po' di danno te lo fanno di sicuro? No, perché lui tira la scarica. Proprio giù, ok, perfetto, ho tirato il moschettiere benissimo che inizia a farti danni al tuo grinder e poi tutti i miei barbari che ti distruggono lo grinder. Mi sono fatto malissimo al pollice a fare questa mossa con la mano, però ci stava andare a farla, quindi l'ho fatta comunque. Scheletro gigante contro scheletro gigante? Vince il suo perché il mio è colpito dalla torre, però poi con l'esplosione dovrebbe esplodere pure il tuo. Non se non sbaglio, dovrebbe... ok, scherzavo proprio in modo plateale, scherzavo, non esplode un bel niente. Guardalo! Oh, io l'ho fatto buggare! Cos'è? Cos'è? No, 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 è impossibile che mi colpisce le truppe però al di là del ponte. Adesso benissimo che hai tirato la scarica così, benissimo che hai tirato l'orda di sgherri che ti va proprio a fare in culo con le mie frecce, grandissimo che hai tirato quello, quella è una gran mossa veramente che non posso contrastartelo per adesso il tuo domatore, se no adesso con il mio moschettiere, shalalalala, il moschettiere che ti va a pushare il culo. Uno, due, tre goblin lancieri morti, adesso... Dai che gli dai tre colpi, un altro colpo, un altro colpo, un altro colpo, la sua torre c'ha 18 di vita. E adesso pusho dall'altra parte, perché quella torre ormai è giù e quindi dopo crown chest, sicura. Babbaria difesa della mia torre, comunque contro il suo gigante scheletro, perché è troppo potente quel gigante scheletro. E adesso si pusha di là quei barbari, la mia torre non è che ha poca vita, ancora di meno, ne ha 260. Adesso si pusha like no tomorrow and you can follow me fino a che non mollo tu molla mi pushing like no tomorrow. Mi distruggi la torre ma chi se ne frega perché io ti distruggo l'altra, io ti distruggo l'altra. Se mi capitano le carte. Andate, vai, ok, quella torre là è distrutta praticamente 100%. Perfetto, pareggiato quando mancano 19 fottuti secondi alla fine. Adesso possiamo pushare un poco come bisogna pushare veramente nella vita, nel mondo, nel tutto. Però io prevedo un'altra partita di merda, questa con un pareggio proprio all'ultimo, proprio di chi si è visto si è visto. Però mai dire mai, never say never, perché la sua torre la sto pushando abbastanza bene, non per vantarmi, ma le so pushare bene le torri. Lui si è distratto un attimo, non so perché. E la andiamo a vincere! E la andiamo a vincere! Pezzo di merda! Te l'ho fatta la torre, ti sei distratto per pusharmi quella principale e io dietro mi sono insinuato e te l'ho messo in culo. 2020 trofei. Apriamoci la corona cesta. Prima però mettiamo ad aprire il baule. Corona cesta. 200 d'oro. Due gemme. Gigante royale. Domatore di cinghiali. Valchiria e Bombarolo, ma che merda, ma perché la gente trova le leggendarie nei bauli omaggio, nelle corone cesta, nei bauli dei... Io trovo la merda in quei bauli, boh, vabbè. Comunque, per questo episodio è tutto, io vi ringrazio per la visione, lasciate like, se il video vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto, non ci vediamo nel prossimo video.